Buonasera. Cominciamo con la Gazzetta dello Sport. Buonasera. L'abbiamo visto a un certo punto seduto su una sedia che le hanno portato davanti alla panchina. Quanto se l'è goduto questo Napoli, Luciano Spalletti, da quella strana prospettiva, perché credo non le sia mai capitato prima in carriera? Allora, ragazzi, bisogna essere lucidi. Goduto sì, perché abbiamo fatto prima di tutto abbiamo fatto il Napoli contro una grande come il Liverpool, e questo è fondamentale. Poi bisogna essere lucidi, non andiamo a cercare situazioni al di là di quello che è corretto andare a trovare. È una partita che si può fare se c'è l'atteggiamento corretto della squadra. Per la postura che era diversa rispetto al solito. Allora per quello sì, perché poi lì sto più comodo, sono più seduto, riesco a gioire e riesco a gioire meglio, a gioire di contentezza, perché poi dentro il risultato di questo genere qui tu ti rendi conto di fare felici tutte quelle persone che nuovamente hanno riempito il Diego Armando, che sono venuti con tanto entusiasmo, che è un po' che aspettano di giocare queste partite qui, per cui si sa quello che è il loro entusiasmo a vivere queste situazioni, e tu sei contento perché tu li vedi felici e tu li senti felici. Però poi domani dobbiamo rifare il Napoli. Quando sei del Napoli devi fare tutti i giorni il Napoli, all'allenamento, nel modo di ragionare, nel modo di pensare. Se sei di questo livello qui, lo devi far vedere anche nella reazione di quando vinci la partita in questa maniera qui. Cioè, se ora ti lasci andare ad atteggiamenti che non sono corretti di persona che può vivere costantemente questa situazione, è segno che non sei di quel livello lì. Per cui, lucidità. Sulla destra, Radio Rai. First of all, faccio la traduzione, sì. We saw at one stage that they brought a special seat out for you that perched in front of your bench. How much did you enjoy watching this performance from that unusual perspective? Must have been the first time in your career that you saw a game from there. I think we need to be clear. Yes, we're very happy. I enjoyed watching this performance, first and foremost because Napoli produced a great performance against a top team like Liverpool. But I think we need to be clear. We mustn't get distracted by other situations. Yes, we produced a good performance, but with regards to where I was sitting, yes, it was a very comfortable place to see, and I really enjoyed watching the match from there, particularly with a result such as this. And above all, you realise just how happy you send the fans home after a game like this. The Maradona was full and the fans had been waiting a while with so much enthusiasm to once again be involved in Champions League fixtures such as these. So I am very pleased to see the smile on the faces of the supporters. But we need to go again. We need to do it all again as of tomorrow. We need to make sure that we are Napoli at this same level, day in, day out, in training, in terms of our mindset. Because if this is the level we've shown, then we need to maintain these very high standards. We mustn't sidetracked by anything. We need to make sure that our attitude is always upstanding, because if this is the level we've produced, then we need to make sure we produce it on a regular basis. Radio Rai. Sì, due cose sulla partita sul Napoli. Notevole, a mio avviso, la personalità nel reagire a quelle che potevano essere difficoltà, come il rigore, quello parato da Alisson, e poi il salvataggio sulla linea di Van Dijk. Per quel che riguarda lei, non adesso, ma tra un po' di tempo, fuori da questa stagione, che parole troverà a proposito di questa serata sul suo personale diario di viaggio? Sul mio personale? Diario di viaggio. No, ma purtroppo quando si fa questo lavoro qui si è sempre condizionati, o si ha poi da fare nostre quelle pressioni che subiscono gli altri, che vivono gli altri. Perché Se tu vuoi che il Napoli sia un Napoli bellissimo, non puoi pressare me. Non, è una questione tua. Il mio è un altro di lavoro, è quello di venire a fare le cose in maniera corretta. Noi di grandi partite ne abbiamo fatte anche l'anno scorso. Poi è chiaro che non si ha gli occhi addosso di tutti. Stasera tutti ti guardano, tutti.
si informano di quello che hai fatto, tutti ti ascoltano, ascoltano il rumore dei tacchetti, e il rumore della palla, di come viaggia, tutti guardano quelle che sono le tue decisioni che ti vai a prendere, per cui fa più clamore, però noi delle buone partite le abbiamo sempre giocate, anche l'anno scorso, non riconosciute, però la partita di stasera è una conseguenza delle grandi partite giocate l'anno scorso, perché se l'anno scorso non si faceva, che il terzo posto non era niente, poi questa sera non tu ce l'avevi questa possibilità e questa occasione qui di far vedere a che livello sei, per cui siamo in un momento dove abbiamo fatto due buone partite, si va a lavorare con più tranquillità, però poi si va a durare fatica ugualmente, si ha quell'atteggiamento corretto, non si diventa presuntuosi per una partita, non si diventa bambini per una partita, si diventa quelli che sono dei professionisti che debbono portare un messaggio dentro un campo da calcio come che si chiama Diego Armando Maradona e con un pubblico esigente come quelli di stasera. You showed a lot of character in the way you responded to Alisson saving that penalty and also Van Dijk clearing the ball off the line. If you were to look back on this game a few years from now, what adjectives would you choose to describe it? I think when you do the job I do, you mustn't be influenced by outside pressures. You know, if you want Napoli to play as well, if you want us to be a good side, then obviously your role is very different to mine. But we've already produced very good performances last season. The difference is all eyes are on you. The eyes of the world are on you tonight because everyone is looking at your result. Everyone is trying to find out exactly how you did. And what your result was, you know, they can hear the sound of the studs on the turf, they can hear the way the ball zips across the pitch, they see which decisions you make, and of course a result like this against Liverpool does produce more headlines. But we need to make sure that we're like this day in, day out, and we have already produced performances of this level in the past. Perhaps the media didn't necessarily recognise or acknowledge the fact that we've produced big performances. But as I said, the fact we played well tonight was a consequence of the way that we performed last season domestically. And you might say the third position was nothing, but ultimately our season last year was what allowed us to show this performance level tonight. We've produced two good performances in a row, but we're going to go back to work, keep our feet on the ground. And the most important thing is now to not become arrogant. One big performance shouldn't mean that you suddenly stray into the realm of arrogance. We mustn't be childlike in our behavior. We need to make sure that we have this professional attitude and that we always send out the right message when we're playing in front of this demanding home crowd at the Maradona. Okay, un attimo prima di Radio Giustizia, mi dicono che il microfono dell'interprete non funziona. Funziona? Funziona, ok. Radio Giustizia. Buonasera mister, sono qui, buonasera mister. È stata un'estate di tanti cambiamenti, ma lei si aspettava a questo punto della stagione una squadra che sotto il punto di vista della maturità tattica e mentale riuscisse a offrire prestazioni del genere come quella di stasera, ma anche quella di Roma contro la Lazio? Vado ad aspettarmi tentando di prevedere fra un mese quello che accadrà. Io vado a lavorare il giorno organizzando bene quell'allenamento lì, punto. Poi è quella crescita lì. Tu, se metti il passo a distanza corretta dall'altro piede, ben allineato nella direzione dove vuoi andare, poi il passo successivo ti viene facilmente. Non è che fa un balzo e vado fra un mese e dico sarò quello lì e riuscirò a vincere a Liverpool. È una cosa che viene conseguentemente. Stasera quelli, siccome stasera è facile partecipare, partecipano tutti e vengono tutti, la risposta era sempre: ragazzi, la squadra sta bene. Quando si allenano bene, quando stanno bene, quando sono interessati tutti insieme, che sono uniti per darsi una mano, diventa più facile poi andare a fare un risultato, soprattutto se ti sei preparato per fare in maniera corretta, per fare una grande prestazione, insomma.
It was a summer with a lot of changes. Did you expect to see such a tactically mature performance from your side, not only tonight, but on Saturday away at Lazio as well? I didn't have any expectations, to be honest. I don't try and predict what's going to happen a month from now. All I can do is work day in, day out. On any given day, I try and prepare the training session as best I can so that then we can progress going forward. If you put a solid step in front of you and you plant your foot correctly in the right direction, the following step is that much easier as a result. I don't try and jump ahead in time a month from now and say, okay, we're going to win away at Liverpool. Tonight it was a lot easier because everyone got caught up in the enthusiasm, everyone turned out here, but that's because the team are playing well, they're training well, they've got smiles on their faces, they're very united as a group, and that makes things that much easier to get a result. But if you prepare well, then naturally you can produce performances. In Roma. Sì, buonasera mister. Klopp ha appena detto che Napoli ha giocato bene, molto bene, però il Liverpool lo ha messo in condizione di fare questa prestazione. Le volevo chiedere se è d'accordo. Non lo so, lui conosce bene la sua squadra. Se lo dice lui, io prendo sempre in considerazione quello che dice Klopp, perché per me è uno dei più grandi che c'è, è uno che ha fatto vedere come si gioca al calcio. Molti vanno a vedere le partite del Liverpool per tirar fuori delle clip da mettere sul banco di lavoro per le proprie squadre. Per cui io devo stare attento alla mia squadra, e la mia squadra ha avuto un atteggiamento corretto anche in quei 10 minuti dove abbiamo perso il pallino di mano, dove abbiamo preso gol. Abbiamo reagito nella maniera corretta, abbiamo avuto delle possibilità non sfruttate che ci siamo preparati benissimo. Per cui ora la partita di sabato racconterà altre cose, perché quella contro il Lecce non abbiamo fatto il Napoli che dovevamo fare. E lì allora si vede se non sei di questo livello qui, quelle che sono le reazioni, le emotività, che subisci l'euforia dello stadio di stasera e non sai che quella è una cosa che deve avvenire per poter vestire questa maglia e per poter stare dentro il torneo più bello del mondo. È così, non è che è stato dopo, in un momento della partita, passaggio al portiere, come loro venivano a ringhiarci un po', a mostrarci i denti, e noi si tornava sempre al portiere e nessuno più la voleva. E non, perché tanto dice, siamo già stati bravi, i boati li abbiamo già sentiti, 2 gol li abbiamo fatti, e che dovevamo fare? Come che devi fare? La devi portare in fondo questa prestazione qui. E purtroppo succede ai calciatori che non sono di quel livello lì. E ora, nel seguito, andremo poi a fare altre considerazioni, fin da sabato. Jurgen Klopp said that Napoli played very well, but he also said that Liverpool allowed Napoli to play very well. I wanted to get your thoughts on that. Do you agree with him? I don't know. Jurgen Klopp knows his own team a lot better than me, but if he said that, then I'll certainly consider his opinion, because Klopp is one of the best coaches around. He's shown with his brand of football just what a great tactician he is, and lots of other colleagues go and watch Liverpool games to try and isolate certain clips that then they can cut up and show to their teams when they're working with them. But I'm much better placed to speak about my own team, and even when our attitude went a bit awry, even when we had that 10-minute spell where we conceded and we weren't at our best, we then responded to that and we still had other opportunities that we didn't take, where we actually prepared very well. We fashioned the chances very well. But Saturday will tell us a lot more about our side, because we weren't the true Napoli against Lecce. And we'll see on Saturday as to whether we're up to scratch or not, or whether we'll get carried away with the feel-good factor from this result, or whether we are
a team that has what it takes to be involved in the best competition in the world, the Champions League. But at one stage, we kept passing the ball back to our goalkeeper. It was as if no one wanted to receive the ball. And that's possibly because the players thought, OK, we've done well, we've scored two goals, we've heard the roar of the crowd on a couple of occasions. But that's not enough, and you can't allow that to happen, particularly when you're involved at this level. So we still need to have a think about things and have a look at how the players respond going forward. Repubblica. Sì, eccomi. Buonasera, no, velocemente vorrei chiederle di Osimhen se ci può dire qualcosa sull'infortunio e se a questo punto è a rischio per sabato, visto che stiamo guardando già avanti. No, non è a rischio. No, sabato non la gioca di sicuro, per cui poi anche quelle successive qualcuna, perché ha un problema muscolare. La domanda è su Osimhen, ho risposto. Just wanted to ask about Osimhen. Is he a risk for Saturday? No, he's not a risk for Saturday because he won't be involved on Saturday and perhaps some of the forthcoming matches as well because he's got a muscle injury. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.